Benvenuti sul Pane d'Autore Poi. Io sono Lisa. Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un nuovo video della mia pizza napoletana perché ho utilizzato nuovi strumenti e adottato alcune tecniche diverse. Allora, innanzitutto ho preparato tutto l'impasto a mano. Ho fatto l'impasto per 22 pizze. Guardate qui che meraviglia! Una diversa dall'altra, vi ho fatto soltanto alcune foto delle pizze realizzate perché ne erano tantissime. Queste sono le pizze cotte, la marinara, la diavola con le olive, la diavola semplice, la prosciutto cotto e poi alla fine anche quella col cornicione ripieno di ricotta e prosciutto cotto. Allora, vi dicevo, nuove tecniche, le cassette bianche, quelle dei pizzaioli, perché, poi vi spiego, danno un'idratazione diversa proprio ai panetti. Come farina la pizzeria Blu Caputo, ma in assoluto quest'altra, la Nuvola Super. Con l'esperienza questa per me è la migliore in assoluto, proprio. Dicevo, le cassette, la farina diversa e la pala con i fori, perché permette in questo modo alla farina di uscire nel momento in cui noi la mettiamo la pizza nel forno, non rimane la farina sotto e quindi la pizza è perfetta. Qui ho preparato circa 3 kg di farina con 2 kg e 100 di acqua, poi le quantità ve le metto nell'info box, le quantità delle 22 pizze, e ho fatto l'autolisi. Ho fatto in modo che tutta la farina fosse intrisa di acqua e quindi che non ci fosse più farina asciutta. Per fare questa operazione ci sono voluti 15 minuti. Quindi pian piano ho bagnato tutta la farina . Mi sono aiutata con il cucchiaio di legno . Man mano che l'impasto è pronto, lo metto da parte in un altro contenitore e continuo a bagnare il resto della farina. Ecco qui, abbiamo finito. Metto tutto quindi all'interno di una stessa coppa. Mischio un po', copro e lascio riposare fino a quando non sarà pronto il lievito madre. Metto anche un canovaccio sopra. Ora vi faccio vedere come preparo il lievito madre. Prendo 150 g di lievito madre, che devo far rinfrescare e poi raddoppiare naturalmente. Io metterò in totale 366 di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Qui quindi ne metto 150.
metto la metà di acqua, quindi 75 g di acqua. Mischio tutto e faccio uscire un poco di bolle. Le bolle all'interno, quindi, di questa coppetta testimoniano il fatto che il lievito è in forza. Si fanno tante bollicine. Aggiungo la stessa quantità di lievito, quindi metto 150 g di farina. Mischio e poi vi faccio vedere come lo metto direttamente all'interno della brocca per farlo crescere. Eccolo qui, pronto. Lo lascio raddoppiare qui dentro, metto il segno. Eccolo qua. E lo chiudo. Dopo 3 ore, guardate che meraviglia. È triplicato. Allora, questa quantità che è giusta per tutto l'impasto, questa quantità di lievito, io la divido in due, perché tutto l'impasto delle 22 pizze io lo divido in due parti, così sarà meglio fare la lavorazione, perché la lavorazione la faccio a mano. Quindi metto in due coppette, divido il lievito madre. In due bicchierini divido il sale, che sono 58 grammi in totale, e poi allo stesso modo divido 147 grammi di acqua tolti dai 2 chili 127. Guardate che meraviglia! Già si è tutto impastato con l'autolisi, stando così a riposo, senza nessun aiuto da parte mia. L'ho messo così, adesso lo divido perfettamente a metà, così sarà più facile lavorarlo, perché adesso vi faccio vedere come lo lavoro a mano, piano piano. Ecco qua, le due coppe sono pronte e cominciamo a mettere la metà di lievito madre. Io poi vi faccio vedere solo la lavorazione di una coppa, non di tutte e due, perché sennò sarebbe monotono. E aggiungo piano piano un poco di acqua, di quell'acqua che ho messo da parte, che vi ho detto sono 147 grammi divisi in due, perché sono due coppe. Piano piano metto l'acqua e mischio. Comincio ad aggiungere il sale. Naturalmente l'impasto per andare a riposo sarà pronto quando tutta l'acqua verrà assorbita. Guardate come elastico, continuo ad aggiungere sempre pian piano l'acqua, un poco alla volta.
finito di aggiungere l'acqua, diciamo che per me è pronto. Lo metto da parte e preparo l'altro impasto allo stesso modo, sempre con acqua, sale. Una volta preparati tutti e due i contenitori, mi bagno le mani con un poco di olio e comincio per fare la pirlatura. Quindi faccio qualche piega slap and fold sul mio banco. Guardate, solo le mie mani sono bagnate di olio, sul banco non ho messo nulla perché non si attacca. Guardate che meraviglia, già è pieno di bolle, e lo copro. La stessa cosa la faccio con quell'altro e comincio a fare 4 pieghe. Quindi questa è la seconda, non vi ho fatto vedere la prima di quell'altra. Andiamo avanti, che andiamo più veloci. Questa è la seconda piega dell'altro. Guardate che bella che è, una bella palla di pasta per la pizza. Quindi questo è il terzo. Ve ne faccio vedere sempre solo uno. E questo è l'ultima piega slap and fold. Guardate le bolle già che ci sono. Ecco qui. Quindi facciamo 4 slap and fold distanziate da mezz'ora l'una dall'altra. E sempre coperti. Ok. Adesso, ecco, vi faccio vedere l'ultima anche qua. Eccola qua. Ora le prendiamo e poi li mettiamo in frigo. Non avete idea che soddisfazione quando vengono così, eh? Eccole qui. Le copro entrambe, le coppe, e le metto in frigorifero. Le terrò per 21 ore in frigo. Guardate la natura, che meraviglia. Il lievito madre è qualcosa di fantastico, è emozionante quello che fa. Guardate che meraviglia. Dopo 21 ore mi preparo per fare lo staglio. Guardate. Vedete, è bella, non si attacca per niente, proprio è elastica al punto giusto. Guardate che meraviglia, piena di bolle la pasta. E adesso faccio lo staglio, quindi preparo i panetti. Faccio dei panetti da 250 grammi. Ne vengono 22, questi sono la metà. Eccoli qua tutti i panetti, che adesso chiudo, guardate, e poi pirlo sul tavolo. Guardate. Vi dicevo prima che ho utilizzato le cassette perché queste cassette del pizzaiolo innanzitutto lasciano, guardate che meraviglia, lasciano la giusta idratazione non avendo la chiusura ermetica, cosa che hanno gli altri contenitori che usavo prima, per cui entravano all'interno del frigo e quindi io facevo l'appretto, cioè il tempo di maturazione dei panetti dopo questa operazione, dopo lo staglio, lo facevo all'interno del frigo.
Siccome queste cassette sono grandi e non entrano, io l'appretto lo faccio fuori frigo. L'appretto dura dalle 4 alle 5 ore. Guardate, ecco questo è l'altro, vi faccio vedere solo la meraviglia delle bolle. Poi non vi faccio vedere lo staglio perché già ve l'ho fatto vedere prima. Guardate, l'ho fatto al rallentatore. Che meraviglia! Guardate quante bolle ci sono. Quindi vi lascio immaginare la leggerezza di queste pizze. Sono fantastiche. Ed ora la parte più bella, il finale, la preparazione delle pizze vere e proprie. Guardate, già dal video si vede com'è morbida. È morbidissima la pasta. E poi la facilità con quella farina, con la Nuvola Super, anche la Pizzeria Blu, ma di più la Nuvola Super, si stende che è una meraviglia. Con una facilità, anche i poco esperti, perché io non è che sono una pizzaiola, però guardate come riesco a stendere bene l'impasto. Guardate. Chiaro che poi se non sono contenta lo rifaccio, Ecco qui, guardate. Meraviglioso. E adesso non devo dire più nulla, riempio tutte le pizze con i vari gusti e poi vedrete, siccome con tante persone in casa c'è sempre qualcuno che vuole dare una mano, fra un po' vedrete il mio collaboratore che mi aiuta con la pala, mio genero. Ecco, questa è quella che piace più a tutti. Quante ne faccio di diavole? Tantissime. Ecco, basilico, un giro d'olio, evo, ecco qui mio genero che mantiene la pala, mi aiuta, e in forno. Vedete, alle mie spalle si vede che ce n'è già una in forno. Ecco qua. Se i video miei vi piacciono, iscrivetevi al canale, mettete il vostro like e attivate la campanella, così non perderete nessun video che posterò. Sono certa che questo della pizza vi piacerà, perché tutti amiamo la pizza, in assoluto. Grazie ancora del vostro tempo, però ci tenevo a farvi vedere tutte le cose nuove che ho utilizzato. Vedete come si stende bene? Naturalmente la cottura sempre a 300 gradi con doppio grill ventilato sulla pietra lavica. Guardate le bolle che ritornano su.